do il benvenuto a Quiplash. Io sono Jerry. Ciao, il Jerry. Vostro presentatore. E non posso accettare mance. Sento molta rabbia repressa. Visto che nella nuova versione l'hanno fatto skippabile il da parte mia. Tutorial. Quindi sì, ora datemi una calmata e iniziamo a giocare. Ricordate, altre persone possono partecipare come pubblico e scegliere le loro frasi preferite. I voti degli spettatori contano. Questo è il primo round. Codice in alto a destra. Due definizioni appariranno sul vostro dispositivo. Potete rispondere come volete, in maniera seria o divertente. Quando dovete votare, tranne le frasi vostre, dovete votare sempre quelle degli altri. Cioè, sempre. Ottenete grazie, punti in base alla percentuale di persone che ha preferito la vostra frase. Grazie, Wolf. Forza e coraggio. Jordan, non mi far bannare, ti prego. Vediamo un po'. Prima definizione. Che cosa farà sciogliere Alvin e i Chipmunks? Bene, ora ognuno scelga la sua frase preferita. Ok, qua dovete scegliere. Comunque anche l'universo ti spinge verso Vanessa. Chi è te? Ma una ragazza. Guarda qua, guarda qua come mi stava per battere con l'algoritmo. Perché qua l'algoritmo è se citi Gischianto Hank o... è metagame, è metagame. Ah, cosa che non vorresti mai vedere nella scatola degli oggetti smarriti. Pronti? Partenza. Poi capirete che... Così gioca il porco. No, ma sarà tutto così. Sarà tutto così, ma anche più volgare, eh. Non banale. Però... ci sono alcune domande che sono veramente difficili da rispondere in modo goliare. Sì, è vero. Mi ha capito, una che non aveva senso. Sì, infatti per me. Ah, però hanno premiato anche Surry, ma ha perso. Sì, ma possiamo fare il metagame la ovunque. Prossima. Il titolo del prossimo film della saga Mamma ho perso l'aereo. Mamma ho Aia. Perso. Questa ad esempio c'era la... È tempo di votare. Sperma. No, la seconda fa ridere, non so chi l'abbia scritta. Secondo sì, me è la domanda di emergenza. Ma va, non è la domanda di emergenza. Ivan, sei mutato, eh. Oh. Ragazzi, ci sono pochissimi in chat che vengono a votare. Votate, Jack votate, entrate in jackbox.tv e tv. Un segnale che ti stai lentamente trasformando in giovanotti. Ok. Cavolo. Bella questa. Bella, bella, bella. Sono i due stadi. Cazzo, Jordan, l'unico del pubblico vince. No. E fa anche bonus. Andiamo avanti. Una battuta divertente da pronunciare prima di bruciare sul rogo. Aia, ridicolo. Votiamo. Perché cosa vuol dire sul ritornerò? Mi fa ridere perché pensa tu che bruci questa persona e ti dice che troverai. Posso seguire il top estrea. Grazie, Tom. Ah, comunque è sempre quasi in parità, eh. Ah, ma ci sta. Vabbè, ci sta, comunque sono solo due risposte. Comunque Mr. Beast molto morente. Era quella suggerita, questa, l'ho scritta io. Votate. Mr. Beast. Vabbè ragazzi, è uno scherzo, dai. Io sono parole. Sono tutti scambiamo, esatti. Promuoviamo il fascismo. Non vedrai mai su un'automobile. A bordo. Smesso qui. Comunque il primo round è sempre un po' così. Poi dal secondo, tanto al secondo round ci sono i punti doppi, quindi questo è solo un rischio. Il primo round diventa una bestia. Dori, bravissimo. Oh.
Andiamo avanti. Tutti amano Tom Hanks perché... Usate i dispositivi per votare. Ma cosa vuol dire la seconda? Generalismo, Francesco. No, no, di sicurezza. Ho cliccato quella di sicurezza, è bella lo stesso. Parlando di fascismo. Il codice va inserito su jackbox.tv, che è un sito internet. Voi scrivete su Google jackbox.tv e vi va direttamente lì. Fine del primo round. Ok, fine del primo round. Vai, vai, vai. Pizza ha fatto letteralmente zero. Allora ragazzi, ricordo che l'algoritmo, il metagame e la volgarità premiano. Potrei aver esagerato. Azza, addirittura. La prima definizione è una cosa inquietante che anche io potrebbero creare con la creta. Usate i vostri dispositivi. Una cosa inquietante che i bambini potrebbero creare con la creta. Io potrei dire su una mano senza sentire la testa. Questa è un po' troppo. Un po' troppo complessa. È un po' troppo complessa. Un po' troppo complessa e gore. Ah, vedi che surri, capisci? È meta game. Poi mi critica, ma poi vota. Ci vuole un litigato di Enki, lo sento tutti i giorni io. La prossima demonizione è... Calma. Che cosa non dire a un appuntamento in pedalò. Porco Giuda. No, come? Entrambe fortissime. Sentivo un po' tanto. Dai raga, è terribile. Ecco Lampedusa. Ecco quella che è esagerata di Lori. Okay. Io ho votato Lampedusa. Un po' di satira. E di 200 voti. E ora tiriamo fuori dal cilindro un'ottima frase per rimorchiare la persona che sta pulendo quello che hai fatto cadere al supermercato. La chiara, sai la favola. Tutti al pepe nero. Tutti al pepe nero. Bravo Enzo. Tocca alla prossima. Che cosa direbbe un pessimo medico ogni volta che un paziente si spoglia? No. La prima è fantastica. No, non mi ha fatto. Ma io mi immagino la situazione, cioè. Perché non avevi detto? No? Mi sei buggato. No. Jordan molto forte. Ecco la prossima. Una bella alternativa allo show dei delfini al parco acquatico sarebbe lo show. Aia. È tempo di votare. Però non voglio influenzare il voto. Però la seconda anche rimane in tema, eh? Sì, infatti. Eh sì. Il pubblico sa. Avanti un'altra. Un profumo terribile per un deodorante per auto. Votate! Con tutto il bene per Marco, insomma. Però close one qua. Sì, molto. Dico. E la prossima è... Fatti mandare dalla mamma a prendere... Beh, vabbè, pericolo. No! Per votare. L'altra è... Si inserisce anche bene la canzone. Fatti mandare dalla mamma a prendere della sborra ben cotta. Io però sono uno che comunque continua
a fare la sua battaglia contro il fatto che la parola sborra non c'è. Qui Blast? No. Prossima definizione. Un nome migliore per l'ombelico. Pericolo. Si vota. Tank. Comunque vedo che tutti hanno già capito come funziona l'algoritmo. Infatti. Bellissima questa. Very close. Sa che era l'ultima, round finale. Siete sopravvissuti al secondo round. Vediamo se anche i vostri punteggi respirano ancora. Sono ultimissimo, cioè. No, superato Mr. Beast di 5 punti. Terzo round, minchia quanti sono? Terzo round, il final lash. Stavolta dovrete lavorare tutti sulla stessa definizione. A me questo piace più dell'altro. Questo è più difficile, però. Bella. Sì, Comic Flash è bello. Finite il fumetto. Boh, a me viene più facile. L'altro disegnando era un incubo per me. Comprate il fumetto. Ricordami un po', per che cosa protestiamo? Io ho risposto per primo, quindi... Se... Az, io ho anche ho paura che tu abbia dato la mia stessa frase. Ricordo di vecchi episodi. C'è un metagame che può essere sfruttato. Bravo, qua. Bravo. Ma il punto è che nessuno saprà qua l'ho scritto io, quindi saranno tutti uguali e basta. Io non so di che metagame parliate voi, forse l'ho fatto diverso. Vediamo che cosa avete scritto. Ok, nel terzo round dovete assegnare 3 medaglie. Oro, argento e bronzo. Fate la vostra scelta. Tiz che protesta nel cuore. Bene, vediamo dove sono andate a finire. L'originale quello scritto bene. Bronzo. Ecco l'argento. Minchia, guarda Ivan. Guarda Ivan, che culo di merda. Prendiamo le medaglie per ottenere dei punti. Ma nessuna risposta. Mi sa che hai vinto tu, Omi. La partita è terminata. Ma perché non ho votato nessuna risposta? Perché Omi ha detto che era lui. Omi ha detto che era lui. Beh, vabbè. Hai influenzato la chat. Vabbè, non male. No. Perché? Beh, questa comunque... è frode, ci sta la denuncia per frode. Beh, tacchinata sei una favola, merita effettivamente. Allora, ragazzi, sta a voi. Surri, faccio Ivan, gli stessi Tiz. Giocatori? Sì, possiamo rifarla. Surri, Ivan, Tiz, cosa volete? Cioè, voi volete io fare un'altra cosa? Io devo andare, raga. L'ultima la faccio volentieri. Ok. Allora, faccio nuovi giocatori. Sì, sì, vi dovete sorbire. Ok, iniziamo. Il punteggio è basato sulla percezione dei giocatori che punto esclamativo prime, ragazzi, in chat, per favore. Grazie, guardi quello vero. Per i vincitori. Vediamo come ve la siete cavata. Ecco la prima. Il nome di una discoteca per quarantenni. La vostra discoteca. Ma è Pepe Nero di Stato. Io ho votato Pepe Nero, ovviamente. Ok, andiamo avanti. Perché il panda rosso è così rosso? No. Cazzo, bene. Pronti? Partenza? Votate! No. Il servizio ha provato a usare l'algoritmo, ma non ha funzionato. Maglia. Ho perso contro la volgarità. Grazie, Gabi. Grazie, cosa sta gridando il soggetto dell'urlo di Mono? Eccola, lo so già. Porco di me. Votiamo. No, ah, bello, Mono. Chi bilancia Madonna. Probabilmente Pure Domination. Pure Domination.
Total Wipeout. Hai usato l'algoritmo, eh. Andiamo avanti. Un'operazione che nemmeno il chirurgo plastico più losco del mondo oserebbe fare. Ok, si vota. Ma vedi che mi criticate per algoritmo, lo usano tutti. Ma no, è benvenuto. Benvenuto, è benvenuto, chiaro. Guarda che sfigato ami, che si autocita addirittura. Che perde. E perde. Grazie, Ande. E la prossima è... un'ottima frase per inserirsi in qualsiasi conversazione. Bellissimo. Grazie, Rupu. Bentornato. Minchia, Hank sta diventando il capo della comicità all'italiana. Ci dovresti vedere, non ce ne fa nessuno. Tanto per dopo, questo è scappato che... all'ultimo round da Omi. Ma com'è che era prima da piegata stai a favola? Creare il cosiddetto odore di persona anziana. No, ti prego. Votate. No. Pensano sempre coinvolto, cioè non capisco. Questo chiaramente l'avrà scritto uno di questi. Ma non c'è modo di vincere. No, no. Raga, cosa bisognava rispondere a sta domanda di merda? Era orribile. Ma tu, Lori, non sai che anche al meme con le donne anziane? È quello sì. Che ah, mi mancava questo collegamento. Ah, non lo sapevo. Per salvare Venezia dall'acqua alta. E votate. Quindi modo per salvare Venezia dall'acqua alta, il drone ovviamente con Venezia. È algoritmo o weird George? Penso algoritmo, ma mal usato. Che cazzo, cosa vuol dire il drone della notte? Io mi sono astenuto, non sapevo. Ho detto al Sam. Avete dato il primo round, non conta troppo. No, tu giochi tutto sull'ultimo, comprandoti le views. Ecco la prossima. Perché non siamo più tornati sulla luna? guarda che il meme scarcella è il più forte per ora. Però la roba di Martin che fa Kerbal Space Program. No, ma scarcella. No, l'ho straperso. Però il pubblico. Il pubblico mi ha premiato, ma l'ho straperso. Io non so neanche di chi è scarcello. Social media manager. Vabbè, niente. Ah, quello. Ok. Primo round. Vediamo quali sono i punteggi. Io mi vedo terzo ultimo. E ho fatto schifo, sono ultimo. Ma anche con Lori forte in questi giochi. Sono stupido. Sai come ragionano gli stupidi. No, hai insultato tutti. Hai insultato tutta la gara. Letteralmente tutti. No, vabbè, ma è un gioco per cercare di rispondere da stupidi, cioè non è. È il momento della verità. La nostra prima definizione è... qualcosa che non vorresti mai sentir dire al tuo istruttore di paracadutismo mentre è abbracciato a te durante un lancio. Scegliete la frase preferita e votate. Quella della prima volta è bello. Bellissimo. È bellissimo anche perché ha buttato volgarità uguale fanni. Hai perso, che mi sa. No, però in realtà era volgarità che serviva a enfatizzare la frase, quindi ci stava. Sì. Non era quella la punchline. Bravo, bravo fan. E bravo ora? Fan. Sarebbe davvero sorprendente se facessero un film sulla vita di... È tempo di votare. Mi sta forte. Qua ho usato l'ultra metagame. Madonna, hai rotto la quarta parete e mi sei entrato nella chat. Sì. Adesso Riccardo Rosario mi contatta su Instagram per lavorare con lui.
Avanti un'altra. Un indizio del fatto che i tuoi genitori potrebbero averti adottato quando eri in fasce. Ok, si vota. Cosa vuol dire? Non capisco questa risposta. Neanche io. Sì, non mi voterò, quando eri in fasce. Io mi asterrò. Forse troppo pro è la risposta di sicurezza. No, io mi astengo. Troppo pro è quello che... Troppo bro. È quello che spammano quando si esagera. Minchia, nessuno ha votato. Assurdo come se metti... Raga, ma se metti il nome di Hank non dici sempre. È assurdo. Prossima definizione. Il nome di una catena di negozi di intimo per orsi. Pronti? Partenza. Votate. Mi piace il primo. No, è il secondo, carino. Chat Sabi. Chat Sabi. No. Dai, voglio essere carino. Mutandine in più. La prossima definizione è un modo semplice per accendere un fuoco e strofinare insieme. Chat Sabi. Date il vostro voto. È bellissimo. Geniale. Anche se l'estetica delle palle suate coi piedi ci sta. Mi rifiuto di pensarla. Sì. Sono stato battuto da Hank. Lo dici come se fosse un disonore, guarda che è prima. Sì, ma è classica commista italiana. In effetti vuoi. In effetti minchia. Anche sì, gli italiani qui questa sera. È il nuovo Vandina. Cucine panettone. Si vota. Claudio Baglioni iper metagame. C'è da dire che Simone ha fatto una canzone, quindi esatto, infatti io ho votato Simone, c'è poteva stare, però secondo me Marra poteva avere un talento nascosto. Claudio Baglioni è sul Rocker. Come fa Adele a scrivere delle canzoni così belle? No. Una fallita. La chattuta. Niente, non ci siamo questo cazzo. E adesso il modo più assurdo di mangiare la pizza. Io ho creduto in te. Vedi che anche senza metagame. No. Ma è volgarità uguale fanni. Eh sì, è la parte delle dei doppi. Scopriamo chi è in vantaggio. Il metagame. Io non sono più di bestemmie e volgarità. Lori è troppo forte. Guardalo. Devo fare 1500 in più di te. Benvenuti al Final Lash, il round finale. C'è una sola definizione per tutti voi. Oddio, questa è una merda. Svelate questo acronimo. No. Che è RTO? Non l'ho scritto. Vediamo. Ma che è, clicco qui per allungare il tuo modesto pene? Beh, magari sembra una pubblicità e cliccano. Speravo che dal telefono dice ah! Infatti io che fa per me? Anche io ho scritto Road 2, ma non sapevo cosa. Grazie Fonzano. Che ne diresti di portare mi uccide. So che mi piace. Ah, sta bene. Bronzo. Tiriamo fuori l'argento. E adesso l'oro. Le medaglie sono belle, ma i punti sono meglio, quindi. Ok, io ho fatto più di Lori, ma io minchia 0 punti. No, madonna, ho perso. Ah! Oh. Fuck. Speravo che ci fossero più boomer a cliccare per errore. Bene, abbiamo finito.
È il momento dei punteggi finali. Hank dovrebbe avermi superato, però mi sa che... Ha vinto il fan, secondo posto. Sì, ha vinto il fan. Migliore, come al solito, migliore risposta è stata Riccardo Rosario. Scelta dalla chat. Se la fa da padrone, sì. Sempre, sempre. Allora, dai, io vado, ragazzi. Grazie, Surri, per essere passato. Ciao, spero ti sia divertito. Ciao, ragazzi. Buon ciao, grazie. Grazie mille per essere passato, E di che? Ciao, ciao, ciao. Un bacione, salutate il Surri, ragazzi. Ciao.